Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare in compagnia del vostro Diablotex su Babylon's Fall in versione PlayStation 5 in collaborazione con Plyon Italia. Io come sempre ringrazio personalmente tutto lo staff di Plyon Italia per avermi inviato un codice della versione completa di Babylon's Fall in versione PlayStation 5, ripeto, un ringraziamento anche a tutto lo staff e il team di Square Enix. Io direi che adesso possiamo veramente continuare. Però prima di continuare vediamo se possiamo ritoccare un attimino l'equipaggiamento, se ho ottenuto qualcosa di più sostanzioso, diciamo, tutto sommato. Allora vediamo un po', vediamo un attimino qui. Vai, mentre qui per quando, no vabbè dai, no, questi non si possono guardare, ragazzi. Mi dispiace, non me ne volete, ma non si possono guardare. Allora, vediamo un attimino qui cosa abbiamo, perché un po' di armi le abbiamo comunque ottenute, quindi io direi di dare un'occhiata, giusto così per cambiare. Allora, ho questa adesso. Facciamo così, via. Faremo in questo modo, mentre qui cosa abbiamo? Vediamo un attimino. Ok. Ok. No, qui lasceremo tutto com'è al momento, ragazzi. Sì, qui lasceremo tutto com'è al momento. Andiamo subito in missione senza perdere tempo. Qui siamo un po' più vicini, quindi per non perdere chissà quanto tempo, insomma, andremo qui. Qui sto registrando con una qualità video abbastanza superiore, ragazzi, quindi vediamo un po' se si noteranno un po' di differenze. Allora ci troviamo qui, ragazzi. Siamo quasi arrivati al termine, ma dai, anche di questa strada qui, per quanto riguarda le missioni principali. Poi andremo avanti ancora, vediamo un po' quello che ci sarà da fare, perché tanto qui l'importante è divertirsi. Questa è la cosa logica per cui sono nati i videogiochi, ragazzi, per divertirci, questo è lo scopo. Allora vediamo un attimino, andiamo bene. Ok, ai, no, qui ho sbagliato io, non ho preso molta rincorsa e quindi poi succedono queste cose. Dove vado? Immaginavo che era così, via. Ok, forzieri ne abbiamo? Non lo so, lo scopriremo tra un po'. Non c'è questa fretta, ragazzi, di vedere, di strafare. Vediamo un attimino. Uno va in giro qui. Vediamo la potenza del nuovo equipaggiamento che ho piazzato, che poi non è che ho fatto grandi stravolgimenti, quindi grandi stravolgimenti non ne ho fatti, quindi direi che tutto sommato siamo abbastanza easy, possiamo andare abbastanza tranquilli. Certo, sì, va più che bene, direi. State buoni però, che dite? Io direi che dovete stare buoni, poi fate voi, insomma. Io direi che dovete stare abbastanza buoni, Ecco, questi in volo mi danno un po' fastidio, ma per il resto li possiamo affrontare. Per il resto sono tutti affrontabili, quindi vediamo un po'. Bene, ok, Maremma, che colpi che posso che posso infliggere. Ottimo, così, ottimo, mi garba molto. Escono abbastanza, ho notato che escono molti più nemici, ma è bello così, perché la battaglia non volge subito al termine, quindi è una cosa buona e giusta. Sì, veramente buona e giusta, ragazzi. Bene, perché no? Ok,
Benissimo. Molto molto bene ragazzi, sì. No, dai, non fare così però, non dovete fare in questo modo, non è giusto. Ok, dove si va? Si va da questa direzione, sì. Si va da questa direzione, ancora si continua? Dai però, non fate in questo modo. Ok. E vabbè, ho ripreso un po' di energia perché vedevo che ero messo un po' malino, tanto... Qualcosa di leggendario? Nulla, veramente non... Veramente non va. Che figata ragazzi, che figata. Una figata che ha dell'assurdo qui, eh. Va benissimo, va molto bene, sì sì. Dai però, non fate così ragazzi, state buoni, state veramente buoni. Dov'è? Uccellaccio malefico che non sei altro. Sei solo un uccellaccio malefico. Guardate qui che roba però, eh. Ma non va giù questo? È una mia impressione? Ah no, sto togliendo energia, ok. No, credevo che era una mia impressione che non avrei tolto energia abbastanza, quindi... No, no, invece... E invece va tutto per la quale e per bene. Vediamo un po'. No, no, no. Energy. Maremma. Un ripristino qui ci vuole. Ok. Ok. Qui non me la sto vedendo benissimo, ragazzi, no? Hanno alzato l'attacco anche loro, e di prepotenza anche, quindi una prepotenza innata proprio, Devastante ragazzi qui. Ok, bene, possiamo andare avanti, era ora. Però qui me la sto vedendo veramente, io non so come finirà, se riuscirò a fare questa missione, perché se i parametri sono questi, insomma, qui non abbiamo nulla, senza che vado, ok. Avrò 5 resurrezioni, vabbè. Ok, no, no, va benissimo ragazzi, va veramente molto bene, sì. Ecco qui, prima resurrezione usata, non avrei mai voluto, ma purtroppo
Purtroppo dobbiamo usare questa resurrezione. Mi occorre, dovrei rimettere dell'equipaggiamento che contiene più vitalità. Sì, vabbè, dopo vediamo, magari non è detto che sia sempre così tutto un male. Magari poi andiamo a fare qualche missione secondaria prima di andare avanti con la storia in questo gameplay, eh. Cercheremo di girarcela in questo modo. Maremma, ragazzi. Dai. Ah, ma tira questo, tutto questo vento qui. Ecco perché vado giù. E a me questo forziere vorrei prenderlo, eh. E beh, ragazzi, secondo voi no? Mi dà un fastidio ogni volta che capitano queste situazioni che voi non potete immaginare. Vabbè, io vado avanti comunque. Tutto questo vento che tira qui, vabbè. Ok. Ok, bene. Qui apriamo il capitolo 3, sono convinto, beh. Era nell'aria, ragazzi, era nell'aria. Che abbiamo? Sì, ma perché devono volare? Datemi nemici a terra che li gradisco, vabbè. Oppure, se proprio dovete darmi questi balordi, datemi qualche nemico che mi dà un po' di loot leggendario. O come si deve. O come si deve. Comunque. Comunque, sì. Comunque, vediamo un po'. Va bene, va benissimo qui, eh. Va benissimo, ragazzi, sì. E vai giù, su. Vai giù in tutti i modi, eh? Sì. Andiamo, sì, va bene. Va bene. Questo livello dura un po', eh? Sì. Dura un po'. Dura un po' perché comunque sono... sono ben resistenti i nemici, ma sono contento di questo perché non è che deve essere proprio semplice il gioco, quindi... Allora, un attimo che mi sistemo le cuffie, ragazzi, che qui sennò il padiglione mi dà un po' di problemi. Bel tuffo nel vuoto, eh? Veramente bel tuffo nel vuoto. Ok. Ok, sì, sì. Aha, veramente... Un attimo che... Ok, bene. Vediamo un po' qui. Impressionante, ragazzi, veramente impressionante qui. Ottimo, 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 yes! Dai che siamo arrivati, eh? Siamo arrivati, ma... Da qui credo che sono venuto io, eh? Sì. E beh.
Mi tuffo? No, non posso tuffarmi? Ok. Non posso tuffarmi, ragazzi, no. Mi sono perso la strada. Ah no, allora è qui, ragazzi, allora è qui. Eh beh, una volta mi puoi ingannare, poi non mi inganni più, ciccio. Lì non abbiamo nulla. Vai, boss fight, che credo che ce la faremo, perché comunque a livello di resurrezioni più due pozioni, credo che abbiamo le carte per vincere la battaglia. Poi dipende tutto da come evolverà la battaglia, con tutti questi balordi qui. Comunque questi sono super balordi, è anche tanto, sì. Ancora? Ok. Un po' resistente qui il nemico, è un po' resistente a certi attacchi, vabbè. Qui la vedo un po' grigia, ragazzi. Io non ho assolutamente voglia di perdere la battaglia e di ripeterla contro questo, quindi se è possibile vorrei fargli capire un attimino chi comanda. Speriamo che sia Maremma, ragazzi. Questo non vuole andare giù. Non vuole andare giù, Ultima pozione, poi ci affideremo alle resurrezioni. Oh, adesso bisogna colpire, sì, adesso. Ora bisogna colpire in maniera veramente devastante, sì. Devastante, ragazzi. Super devastante, via. Maremma, ragazzi. No, ma ce la faremo, sì. Mi aspettavo che sarebbe andata peggio, invece le cose stanno andando nel modo giusto, stanno filando abbastanza dritte, anche se adesso io penso che dovrò usare una resurrezione, perché ho poca vitalità. Poi dipende da che attacchi mi farà questo balordo, ma alla peggio con una resurrezione ce la caveremo, ma non è detto, possiamo anche buttarlo giù, Magari posso anche buttarlo giù, chi lo sa. Bello, così non perdiamo tempo, via, andiamo. Lutto ottenuto, che bello. È stato un livello abbastanza impegnativo, ragazzi, veramente impegnativo. La potenza che inizia a salire del livello si sente? Sì, la sento nettamente la potenza. Se devo essere sincero, sì, si nota abbastanza. Vediamo un po'. Va bene. Tutto sommato va bene, sì. Tutto sommato va più che bene. E beh. Tutto sommato va più che bene, ragazzi, sì. Vediamo un po' l'equipaggiamento che ho ottenuto. Secondo me non tanta robina, però diciamo che... Vediamo, diamo una controllatina. Sì. Insomma. Sì, è meglio riandare un po' con più vitalità, ragazzi, sì. Sì, sono d'accordo di riandare con più vitalità,
Bene, ora possiamo andare avanti. Ho cambiato di poco i parametri, ma va bene così. Allora, io adesso non so, no, non credo che andremo ad affrontare la missione di storia. Non credo, no, non credo, ragazzi, perché... No, non credo. Però qui richiede di più, 2,90, 2,5... Eh no, dobbiamo stare un po' attenti. Dobbiamo stare un po' attenti qui, ragazzi, Andiamo qui magari, via. Non è una missione principale, che però è giusto per ottenere del loot, capito? Quindi poi magari faremo questa missione e poi andiamo alla missione principale. Possiamo fare anche in questo modo, Tanto questa comunque è da completare, quindi visto che è da completare, io diciamo che avrei fretta di portare avanti le missioni principali per un semplice motivo, perché non vorrei che poi chiudano i server e non vi ho portato tutta la storia di Babylon's Fall sul mio canale, ecco, solo per questo, se no altrimenti mi sarei concentrato più sulle missioni secondarie e poi insomma, comunque vediamo, ok, magari dopo di questa andremo a fare la missione primaria che darà la conclusione anche a quella zona. Lo scopriremo, va. Lo scopriremo alla fine di questo stage. Ora concentriamoci qui e poi vediamo cosa fare, insomma. Ora mi devo concentrare in questa sessione. Poi penseremo al resto, sì, poi penseremo al resto, sì. L'importante è che li facciamo stare buoni qui, perché stanno un po' esagerando, Un loot di... vabbè, armature verdi saranno sicuramente alte di livello, ma non le prendo più in considerazione da molto tempo, l'equipaggiamento verde, diciamo, È da molto tempo che non li prendo proprio in considerazione. Comunque, il livello della batteria è scarico, ma quando fa così abbiamo ancora molto da giocare con il DualSense, quindi non c'è problema, ragazzi. Un altro stage riusciamo a farlo tranquillamente, questo più un altro. Oramai conosco i tempi di ricarica del DualSense a memoria, non vi preoccupate. Allora, questo robot qui diciamo che mi sta un po'... sì, mi sta infastidendo, Ciccio, Diciamo che stai tirando veramente un po' troppo la corda e non è che questo giova a tuo favore. Non va veramente a tuo favore questo, no. Mission complete, vai, qualcosina abbiamo ottenuto. Via, buttiamoci. Vabbè, ma un attimo, Ah, ecco perché non ero andato, perché lì c'erano le barriere, quindi... Sempre per la mia fretta di andare avanti, ragazzi. A volte mi prende questa cosa qui della fretta e... è disarmante, veramente. E nulla di leggendario, non si vede più nulla da tempo, Da molto, molto tempo, ma non ci interessa, andiamo avanti, sì. Vediamo un attimino qui. Va bene. Ok, andiamo. Benissimo. Molto molto bene, ragazzi, sì. No, qui devo riprendere con... ok. No,
No, allora, non temo che verrò sconfitto in questa missione, no, sinceramente non ho questo timore, sono abbastanza tranquillo sulla questione, quindi... ne escono abbastanza, credo che sia l'ultima ondata, poi vedremo, poi vedremo. Potrebbe essere l'ultima ondata, come potrebbe anche non esserlo, chi lo sa, insomma. Chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi? Vediamo. Posso proseguire? Tanto sono più forte, vado avanti, no? Non ce la farete mai a sconfiggermi, quindi... almeno per quanto riguarda questo stage, poi più avanti... tutto può succedere, ragazzi, più avanti tutto può succedere, sì, nettamente. Più avanti tutto può succedere, però adesso al momento sono più forte io, quindi... voilà. No, mi devo girare intorno perché... per vedere se ci sono forzieri, non per altro, non è che mi guardo le spalle perché ho paura di qualche nemico, assolutamente no. Assolutamente no, ragazzi. Allora, fermi tutti. Fermi tutti qui, Va bene. Ok, sì, sì. Maremma, sto buttando giù già tutte le pozioni qui però, Mi serve più vitalità nel mio personaggio, perché altrimenti così non è che andiamo molto lontano, Sto facendo fuori 5 pozioni come se non ci fosse un domani, quindi... devo trovare il giusto compromesso tra potenza e vitalità, diciamo, sì. Devo trovare il giusto compromesso, ragazzi, che non sarebbe sbagliato. Ullala, via. Ok, un forziere che non conterrà nulla di buono, sono convinto. Purtroppo questa convinzione che non conterrà nulla di buono. E mi dispiace, sinceramente. Sinceramente ne resto dispiaciuto perché... tutto sommato, comunque vediamo, dai, cerchiamo di capire se ci sono i presupposti per, sì, per proseguire il livello sicuramente. Il problema sarà nel livello principale della storia, che magari lì potrebbe prendere un discorso un po' diverso, perché potrebbe esserci direttamente una boss fight. Vediamo un po' qui. Un po' di loot l'abbiamo ottenuto, quindi ora andremo verso la fine di questo livello, insomma, sì, ci siamo quasi. Vabbè, un forziere piccolino, non mi aspetto grandi, infatti non mi aspettavo grandi cose, tanto è stato. Allora, questo nemico mi dà un po' fastidio, perché se inizia a sprigionare la sua potenza, insomma, potrebbe essere un problema, Però, diciamo, solo per la mia vitalità, ragazzi, che scende molto subito, perché ho dato dei parametri, ho dato precedenza ad altri parametri, quindi... vediamo un po'. Va bene. Maremma, ragazzi, qui però, La smettiamo, che dite? Ma insomma.
Comunque li sto facendo abbastanza male qui al boss, quindi diciamo che la mia vitalità è un po'... potrebbe andare anche così, però magari per un boss principale di storia che arriverà adesso, cioè adesso, nel prossimo stage, potrebbe dare un po' di problemini, eh? Questo è il mio punto di vista, poi... il mio punto di vista dice questo, ragazzi, poi vedremo. Ullala, qui abbiamo ottenuto parecchia robina, eh. Purtroppo nulla di leggendario, ma ce ne faremo una ragione. Ci sono anche equipaggiamenti molto potenti che non sono leggendari, ma che comunque... e sono di puro rispetto, che vanno veramente benissimo, vanno veramente benissimo, ragazzi. Allora vediamo un attimino, bene bene, molto bene, sì. Molto molto bene, ragazzi, diciamo che, cosa vogliamo dire? Diciamo che va bene in questo modo al momento. Diciamo che a questo momento va bene, per adesso va bene in questo modo. Faremo un altro stage, ragazzi, non ci fermeremo qui, sicuramente. Non ci fermeremo qui, magari andiamo a dare solo una ritoccatina al mio equipaggiamento per quello che posso fare, perché insomma, allora, stabilità si abbassa un po', ma si abbassa la vitalità già. Ecco, forse è meglio tornare qui per quanto riguarda la vitalità, ragazzi, dal mio punto di vista, poi danno, ma allora scusatemi un attimino, scusate un attimino, ok, allora sì, andiamo ragazzi, andiamo sulla missione di principale di storia. Sì, ci sarà una cutscene sicuramente, perché credo che ci sarà una cazzina a questo punto, anche perché comunque richiede 2,18, ragazzi, di potenza, 2,18, io sono a 293 se non sbaglio, quindi dovrebbe essere abbastanza abbordabile come missione. Mi sbaglierò o non mi sbaglierò, lo scopriremo tra poco scopriremo anche questo piccolo punto di vista, vediamo un attimino. Ecco qui, abbiamo una cutscene, giustamente. This is Duat, right? Shimonka said there's supposed to be this giant shrine here, but where is it? We need to get through here quick before this heat cooks all of us. Good thing we didn't bring Shimonka and Azula. Took a good amount of convincing, though. This heat, it almost feels like we're in the volcanic cloister. Something funny, Lycus. Remember that time I was being chased by immortals in the volcanic cloister? If you hadn't saved me then, I wouldn't be here now under this sweltering heat. That's how I like to think about things. You're quite the positive thinker. I hadn't planned to patrol that area that day, so me finding you was purely coincidence. Galenos had told me to switch routes from time to time to throw off the enemy, so I was trying a new route that day. People often don't pay much mind to the small, scattered coincidences in their lives. But one day, they step back and see it was all destiny. Perhaps fate brought us together as well. If that's the case,
I'm excited to see what else Destiny has in store. Shh! There's something up ahead. Is it a dragon? Seems different from the dragons I know. Gallagher. It's you, isn't it, Gallagher? You guys sure are something. You still found me even looking the way I am now. A man-faced dragon. It's like the Typhons from Domitian lore. Gallagher, No need to say anything, kid. You just did what you thought was best. Which is at least better than letting others tell you what to do. Gallagher, what is all of this? My dinner threw off that Algol and me as we fell. He saved Algol, but not me. I end up crashing into one of the springs here. Last thing I remember seeing was my dinner looking for me in the water. You're not saying... Seems the regenerative powers of the Prominence offered up that Denib to give me life. And the next thing I know, here I am. Gallagher, stop playing with us and hand over the key. You should have no use for it now. That's not quite how it works. You see? With this prominence, I can revive dead creatures. I can make Benben a home for all creatures. Former sentinels to live out their lives about Sheen. Gallagher. I'm a sentinel too. Every day I'm living in fear of what form I'll be when I wake up. Human, in a Gaia. I understand your pain, and I see the kindness in you when you say you are trying to make a place for those who don't. But are you willing to sacrifice the people of Wasetto to do that? No, right? Maybe. There's no stopping it now anyway. It's already in motion. And there's this voice in my head telling me that what I'm doing is right. Sadly, Gallagher, that's just your own crazed voice. And all you're doing is telling yourself what you want to hear. Not to mention, you've lost your body and soul to that Typhon. This conversation is meaningless. Let's just get to the part where I avenge Argol's death. Ragazzi, che la boss fight abbia inizio, io sinceramente non gradisco questi nemici volanti, però purtroppo la questione è questa. Questo è il nemico e questo dovremo affrontare, però non mi sembra molto molto fastidioso come nemico, a parte il fatto che vola, a parte il fatto che va in volo, non credo potrebbe, mi può dare molti problemi, insomma, ecco, non mi può dare molti problemi, almeno spero che sia così, perché
A meno che non si trasforma, oppure diventerà una forma un po', ma non credo, non credo. Credo che sarà abbordabilissima la battaglia, sì. Era solo una questione di ritornare con più vitalità nel mio personaggio. Vedete, già le cose vanno diversamente, sì. Già veramente vanno molto, molto diversamente. Bene. Vediamo un po' qui, eh. Vediamo cosa vuole questo fenomeno, perché sinceramente mi sta... Addirittura credo che forse userò solo una pozione, ma neanche detto, perché lo stiamo veramente devastando per quanto mi riguarda. Per quanto mi riguarda lo stiamo devastando, ragazzi, sì. Per quel che mi riguarda lo stiamo devastando, sì. Per quel che mi riguarda, eh. Vediamo un po', va benissimo, sì sì. È andato, ragazzi, ma l'ho detto io che non... leggendario! Un leggendario, vabbè, era ora. Ed era ora. Era più che ora. Dammi una bella spada di 300 di potenza. 300, una bella spada come si deve. E poi me la rido. Poi me la rido, sì. Ci sarà una cutscene finale, credo. Poi si tornerà al castello, si parlerà ancora. Ne abbiamo per chiudere il gameplay, eh. Ne abbiamo un altro po', diciamo. Sì, credo che... Tutto sommato, vediamo un po' cosa mi dà. Vediamo un po' i parametri come saranno. Damn it. Gallagher's going to recover again. Not if I don't let him. Alien, stop. Lycus, this too is destiny. What the? You get the key. Gallagher dropped it. That's good. Hey. Don't cry, Lycus. I can finally face Galenos now. Lycus, tell me the motto of the Goat Knights. For my eyes to see unseen rocks, and my feet to tread untrodden ground. Now go forth, gods. Do not fear the unknown. Alien.
Vediamo un attimino qui, ragazzi, vediamo un po' come si evolve. Ah, ok. Non abbiamo un altro... Mi aspettavo un'altra cutscene, sinceramente. Vabbè. Comunque, andiamo qui per... Ah, però la cutscene adesso è qui, giustamente. Beh, qualcosa doveva esserci. Qualcosa doveva pure esserci, ragazzi, Mi sono sbagliato di poco, diciamo, Giusto di un tantino. Vediamo un po'. Ok, sì. Va molto molto bene, sì. Vediamo quanto durerà il discorso. Cercheremo solo di capire la durata che avrà qui, Cercheremo solo di capire questo piccolo accorgimento. Certo, sì. Hai ragione, diciamo, Ha ragione lei, fino a un punto di vista, poi. Ah, si batte le mani sul petto come per dire: qui non avete capito nulla. E beh, giustamente. Giustamente anche le sue ragioni, quindi non gli si può dare assolutamente torto. Sì, devo vedere un attimino le missioni. Posso ritirare i miei premi, diciamo, e magari attivarne altre. E magari attivare altre missioni. Vediamo un po' qui. Va benissimo, va molto bene, via. Bene. Non sono oggetti che mi occorrono al momento, ma va bene. Vediamo un po', qui mi occorre qualcosina che... Qui. Qui ci siamo quasi, Diciamo che lì ci siamo quasi, ragazzi, sì. Vediamo un po' qui cosa posso ottenere. Sì. Vediamo, Attiviamo questa. Peccato che non possiamo attivarne più di 6, vabbè. Dispiace perché comunque, tutto sommato, siamo a 5, attiviamo anche la sesta. Giusto così per far qualcosina, Posso reclamare qualcosa? Sì, forse questo. Togliamo anche il forse. Togliamo anche... E forse anche questo, ragazzi. Esperienza... Ah, ESP Booster, quindi... Vediamo cosa dà qui salendo di livello, 25 di questi sono buonissimi. Altri 25 sono buoni anche qui, ma bisogna giocare parecchio,
Sto vedendo se c'è qualcosa di buono. 15 di questo, ottimo. Però qui bisogna salire di tanto, non lo so, non lo so. Al momento non lo so. Vediamo cosa si è sbloccato qui. Vedo che si è sbloccata la storia ancora. Vedo che si va avanti sulla storia principale, quindi vediamo un attimino. E infatti, vediamo un po' di che potenza. 220, va bene. Non andremo a farla adesso, però adesso cambieremo l'equipaggiamento, ragazzi. Vediamo un po' qui. Fantastico. Allora, datemi tempo, qui cos'ha? Vediamo qui, state buoni. E via. Beh, purtroppo bisogna fare così, ragazzi. Bisogna trovare il giusto compromesso. Bisogna trovare il giusto compromesso, ragazzi. Allora, sì. Qui potrei aumentare. Vediamo un attimino qui, Lasciamo le cose così un po' come stanno. Questo cosa fa? Vediamo. Allora, ragazzi, prima di andare a chiudere questo episodio, devo vedere una cosina, sì, giusto una piccola cosina qui, Datemi tempo che vado un attimino dal fabbro, che è qui che mi interessa. Alla forgia, diciamo, vabbè, chiamatelo un po' come volete, tanto non ci cambia nulla assolutamente. Vediamo un po' qui. Ok, sì. Tanto ne abbiamo di oggetti per forgiare qui, no? Se no altrimenti che dobbiamo fare? Allora, spade, vediamo un po' qui. Al momento ne posso fare a meno, sì, al momento, poi vediamo. No, qui per quanto riguarda assolutamente. No, ho sbagliato perché devo fare altre cose. Ho sbagliato che devo vedere un'altra cosa, ragazzi, sì. And change, quindi possiamo... no, qui mancano i materiali, sì, mancano purtroppo i materiali, e dico purtroppo, ragazzi. Dico purtroppo, sì. Cerchiamo di vedere un attimino, datemi un attimino. Ok, allora... No, devo capire se... Qualcosa che stavo già livellando in precedenza, ed infatti qui è 3, ma no, ci manca sempre qualcosa, quindi qui mancano 3 di quelli, figuratevi, più hai voglia.
Hai voglia qui a far ragazzi? Vabbè. Stiamo giusto vedendo delle cose qui, eh? Tanto per cambiare, tanto. Qui è per riciclare, giustamente. Giustamente per riciclare lì. Vado a vedere un'ultima cosa e chiuderemo questo episodio, eh? Devo solo vedere un'ultima cosa, ragazzi, sì. Questo possiamo aprirlo, tanto figuratevi cosa potrebbe contenere. Nulla di buono, insomma. Ma qui invece... Ah, attenzione. Attenzione ragazzi, stiamo buoni qui, eh. Proviamo. Ok. Ma questa è tutta robina che posso comprare? Non ho ben capito. Avrei potuto acquistare questo però. Va bene. Al momento lasciamo tutto così. Allora ragazzi, il vostro Diablotex vi dà appuntamento con i prossimi gameplay per quanto riguarda Babylon's Fall in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Plyon Italia, dove io personalmente ringrazio come sempre tutto lo staff di Plyon Italia per avermi inviato un codice della versione completa di Babylon's Fall in versione PlayStation 5. Li ringrazio per questa collaborazione, ringrazio anche Square Enix. Vi do il vostro Diablotex, vi dà appuntamento con i prossimi gameplay che seguiranno su Babylon's Fall. Ciao a tutti, grazie di cuore e appuntamento con i prossimi gameplay, e ancora un ringraziamento a tutto lo staff di Plyon Italia e Square Enix da parte del vostro Diablotex. Ciao a tutti e alla prossima.